Sì, grazie Presidente per questo tema. Giusto per ricordare che tante volte forse viene avvisata qualcosa negativo, ecco. No, ma tante volte si dimentica anche quello positivo che si fa, tutto il lavoro che si porta avanti, per cui c'è bisogno sempre di attenzione. Ora, atto debole, dice la consigliera Montella, sì è vero, una mozione è un atto debole di per sé, però purtroppo è questo lo strumento che abbiamo, perché chiaramente se la regione può legiferare, lo Stato può legiferare, questa è una competenza che non ci appartiene purtroppo, almeno sino ad oggi, e speriamo di riuscire ad arrivare anche a questo. E l'auspicio è quello appunto che il Consiglio regionale possa ravvedersi in qualche modo, i rappresentanti dei cittadini alla Regione Lazio possano come dire, rimettere in riga questa direzione, perché si fa tanto a livello veramente territoriale, si prendono anche molte critiche. Io sono stata oggetto e non mi lamento, perché chiaramente quando si porta avanti un discorso, un tema, poi ci si espone a questo ed è la regola del gioco. Con tanti gestori alla fine, diciamo, litigando tra virgolette, abbiamo anche trovato un rapporto molto civile, li ho aiutati dove ho potuto per far comprendere quale fosse la normativa, o meglio la regolamentazione attuale, per non sbagliare. Ma ecco, Roma ha chiuso il suo cerchio di attività per quanto riguarda questa attività. Quindi, oltre alla sensibilizzazione fatta fuori dentro il Campidoglio in diversi casi, diciamo pandemia esclusa, perché chiaramente non si è potuto fare più nulla se non in videoconferenza, e lo strumento di esecuzione come la piattaforma smart, l'ordinanza, il regolamento, tutti comunque vincenti nelle sedi giurisdizionali, io credo che insomma il nostro è stato fatto, no? E quindi speriamo anche che la Regione Lazio, non solo con quel ritardo insomma nel distanziometro che ha creato qualche problema a noi ai comuni laziali, poi ha comunque colmato e l'ha addirittura inserito retroattivo, con tutti i dubbi del caso, per carità, però insomma nel momento in cui ci siamo a dover applicare la norma, ecco che di nuovo slitta il termine in avanti e non si sa quando potremo. Insomma, siamo vicini alle famiglie più vulnerabili, siamo vicini alle persone che soffrono di questo. È inutile dire che i numeri sono bassi a livello assoluto, ma i numeri sono bassi, poi bassi relativamente. Parliamo, 2 anni fa parlavamo di 300 e rotti casi di richieste d'aiuto, ma in realtà passavamo da 23 casi qualche anno prima, quindi c'è stato uno sviluppo importante e c'è un sommerso di mancata richiesta d'aiuto che è enorme, quindi dobbiamo considerare questi dati. Consideriamo anche che insomma, ripeto, serve un aiuto concreto, serio da parte della Regione Lazio in questo caso, quello che chiediamo, e soprattutto, per quanto ho conosciuto e posso conoscere la materia, assolutamente a livello nazionale, prevedendo però un aiuto concreto, non le mancette, un aiuto concreto ai gestori per far sì che possano rimanere in piedi e possano comunque, chi vorrà, convertire la propria attività, per cercare di modificare, come è giusto eticamente, nei confronti e delle persone che hanno investito denaro e delle persone che purtroppo cadono nella spirale, nel circolo vizioso del gioco d'azzardo. Questo è importante, lo dobbiamo sempre ricordare, perché il nostro obiettivo non è quello di uccidere un settore, ma di aiutarlo magari a riconvertirsi e quindi a non perdere il posto di lavoro, ma è quello di non perdere di vista l'obiettivo, che è quello di cercare di eliminare o di prevenire che i nostri cittadini più vulnerabili, soprattutto minori, possano, anche attraverso il mostro dell'online che più volte è stato sollecitato, insomma, evitare di cadere in questa spirale che non è di certo una spirale virtuosa e positiva. Grazie. Comunque il voto del Movimento 5 Stelle chiaramente è favorevole.